Namaste, io sono East Brave e benvenuti al quarto episodio di Venice Viking, direttamente da Venezia col nostro carissimo Bjorn, il Titbit di Venezia, che non ho la minima idea di cosa voglia dire in questo momento, quindi andrò a fare una ricerca. Vi ringrazio tra l'altro per i commenti, finalmente sono riuscito a leggerli e posso leggerli direttamente con voi. Vediamo un attimo Titbit cosa vuol dire, perché mi sa che vuol dire una roba molto brutta. Ok, bocconcino vorrebbe dire. Immaginavo fosse una cosa del genere. Oppure le cornia o le cornia, a seconda di come lo dice, dite voi. E notizia ghiotta. Quindi siamo praticamente ghiottoni. Sì, più o meno ghiottoni. Possiamo chiamarci ghiottoni. E questo è dovuto al fatto, è in inglese perché alcuni di questi sono di una mod, quindi ne ho voluti aggiungere tanti apposta per cercare di fare le cose interessanti. Carl Bjornsson, il nostro figlioletto, tra l'altro nello scorso episodio abbiamo un maresciallo che è il Patrizio Cesario, probabilmente Caesario, mi sembra bruttissimo a dire, Caesario Monegario tra l'altro, o Cesario Monegario, con la sua mogliettina Lavinia, e tra l'altro ha figli, è il figlio di Domenico Monegario, che era uno che mi stava sulle balle a quanto pare, e ha una figlia che si chiama Renata, e quasi quasi... Quanti anni ha? 6 anni. Sapete cosa possiamo fare? Combina un fidanzamento con mio figlio Gorn, che ne ha 9. Fidanziamoci, facciamo i fidanzatini fin da subito. Bello tra l'altro che sembra proprio una bambina lei, e quindi è un'altra aggiunta insomma delle varie cose che possiamo avere. Ma come vi dicevo, ho letto un po' di vostri commenti, e un commento in particolare, che è quello di Ciro Senese, che appare in sovraimpressione adesso, spero di ricordarmi, e ve lo leggo insieme, così possiamo dare un po' di retrospettiva a questo personaggio. Me ne avete fatte parecchie, questa è quella che un po' mi è piaciuta di più, e appunto continuate comunque a farle, perché ogni tanto ne prenderò uno e mi metterò a leggerlo per dare qualche spunto. Questa storia narra di una storia, che è un po' quello che è successo nel Let's Play di End of Fate, quando questa mazza è una mazza, quindi andatevelo a vedere Let's Play di End of Fate, che è un altro gioco che sto facendo in questo periodo, e lo trovate nella scheda là in alto. Era il 669esimo anno del Signore. Era una sera come tante nella grande città di Venezia, o almeno così sembrava. Un frastuono rompe il silenzio serale. Poi urla, fuoco, uomini o più che altro diavoli cornuti stavano portando l'inferno nella città del mare. Uomini massacrati, bambini rapiti, donne stuprate, neanche nelle case del Signore si è salvi. Il giorno del giudizio era giunto, pensava quel popolo timoroso di Dio. Ma ad un certo punto l'anticristo comanda ai suoi uomini di dirigersi nell'abitazione del console. Quell'uomo si faceva chiamare Bjorn il toro, affermando di essere il figlio del nostro stimato console, cosa molto strana visto che è risaputo che il conte è sempre stato celibe. Non si sa di preciso cosa sia successo nella grande casa del console, a parte il fatto che la sua testa fu appesa su una picca nel bel mezzo della piazza. Da quel giorno l'anticristo governa la grande Venezia, protetto dai suoi diavoli. Tu che leggi questi documenti sappi che la storia non è finita e che c'è ancora tanto da raccontare, sia del passato che del futuro. Firmato Ciro, il 44esimo trascrittore del monastero di Lodi. E quindi qua abbiamo un commento da, a quanto pare, uno che si vede piombare insomma a Venezia, l'anticristo come viene chiamato da lui. È molto interessante appunto perché ci dà qualche spunto narrativo anche a voi. Quindi abbiamo ucciso il console così, chissà se effettivamente avete seguito quella che era mia mamma che a quanto pare era, può darsi che sia stata lei la vichinga con cui ha avuto una scappatella il vecchio console di Venezia, chissà, potete aggiungere appunto cose così. E tra l'altro, perché ci chiamavo Titbit il bocconcino? Perché ci piace mangiare tavoli? Probabilmente sì. Comunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti con pochissimi soldi, dovuti al fatto anche che avevamo lo scalo commerciale qua a Veglia, ma ce lo siamo autosaccheggiati, e per quello ho deciso di costruirne uno a Venezia stessa, perché siamo tornati indietro. Temo che mio figlio sia troppo cinico per la sua età, lui è perspicace, e ci prendiamo il tratto cinico, oppure possiamo perdere il tratto cinico. Cinico ci dà +2 in intrigo, che non sarebbe malissimo, quindi proviamo a prendercelo il tratto cinico. Ce l'ha adesso, volevo sapere se era una percentuale oppure ce l'ha
e basta. Nano, coraggioso, cinico e malato. Peccato che sia malato. Gli dà uno in meno di marzialità, quindi vediamo se gli basterà anche più avanti. Possa tu vivere a nome mio? Ho deciso di accettare la tua proposta di fidanzamento tra Gorn e Renata. E quindi abbiamo Renata. Intanto Bjorn, io e Cesario stiamo facendo super fighi perché mi invita un'altra volta a giocare insieme a lui. Abbiamo un super amicone. Gorn è sempre intento a contare i soldi, assicurarsi di ottenere il massimo guadagno. Lui è a mercanteggiare. Ha mercanteggiato con un mercante per alcuni dolci fino a quando il mercante si è messo a ridere e gli ha consigliato i dolci per molto meno di quanto chiedesse. A 9 anni direi che ci sta. Insegnerò a Gorn le gioie del denaro, parlerò a Gorn della gioia di donare il denaro. Allora o si prende caritatevole al 75%, che gli dà più 3 di diplomazia e più 3 di opinione col medesimo tratto della chiesa, oppure avido. Avido mi dà uno meno di diplomazia. Proviamo a dirgli la gioia di donare il denaro. E a quanto pare ha guadagnato il tratto caritatevole Gorn, quindi è anche caritatevole. A quanto pare sarà un regnante molto particolare rispetto a suo padre. Detto questo, è arrivato il momento di andare a fare un po' il culo a strisce alle varie persone. Quindi andiamo a Ferrara. C'è qualcuno dei nostri? No, sbarchiamo a Ferrara. Vediamo se mi arriva l'esercito del mondo qua contro oppure no. E tu hai in forza pochissima gente, quindi in realtà anche meglio. A proposito di questo, scusate, piccola cosuccia, sbarchiamo qua. West Francia, che cavolo hai fatto? È diventato tutta una. A quanto pare Carlo De Fart, scusate, Carlo la scorreggia? Carl Fart? Ma è il figlio di Pipino, è Carlo Magno lui. O comunque è il fratello di Carlo Magno. Ed è re di tutte e due le Francie in questo momento. Perché a quanto pare suo fratello, che è Carlo Magno, eccolo qua, è morto. Come è morto? È morto per cause naturali. All'età di 20 anni. Quindi a quanto pare uno dei due è morto di cause naturali. E quindi alla fine il regno è stato unito tutto in uno. Qui continuano a essere i Pitti hanno conquistato un po' di terreno, tra l'altro si stanno cominciando a formare un po' di cose. L'Asturia è ancora più piccola, mi sembra, e altre cose. C'è il Mubarakid che è diventato un po' più grande qua. Quello che è l'Abbasid è stato un po' mescolato e risistemato. E stavo vedendo un'altra cosa interessante, che è quello che c'è, che ci riguarda un pochino più da vicino, è la Pannonia, che era la vecchia, che tra l'altro è un khan di 3 anni in questo momento, perché c'è un reggente che gli dà una mano, ma la Pannonia è un canato. E poi ci sono il popolo dei Magiari, che sarebbero gli ungheresi, ed è un canato anche questo, sì, è un canato dei Magiari che inizia qua sopra, continua qua sotto, quindi è un po' di tutto. E la parte appunto di Veglia eccetera, che era il vecchio regno della Croazia, è diventato appunto dei Magiari in questo momento, quindi particolare come cosa. Scusate. Andiamo un attimo in Italia a vedere di saccheggiare un po' Ferrara. Vediamo se abbiamo il tempo materiale di recuperare un po' di morale, soprattutto prima di saccheggiare effettivamente questa cosa. E ce l'abbiamo. Siamo giunti nelle stanze per fare la festa. Perfetto. Abbiamo guadagnato 7 dall'assedio di Ferrara. Cominciano a provare ad attaccarmi, ma va bene così. A Ravenna ci sono i nostri, quindi meglio non attaccarli. Oppure potrei attaccarli semplicemente per dare meno peso a loro, ma non so se convenga. Intanto stiamo qua pure. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Proposto di tirare fuori il tabellone, ci mettiamo a giocare. Ti batterò la prossima volta. Purtroppo ho perso la partita a sto giro. Festeggiamenti alla Baldore sono tutti interessanti, quindi abbiamo guadagnato un po' di prestigio. Continuiamo a assaltare quello che possiamo. Abbiamo vinto a Tresigallo, che non so se conosciate o se siate se sia insomma delle vostre parti. Abbiamo guadagnato 21 monete, che non sono male. Comunque si tratta di bruscolini per quello che abbiamo. Tra l'altro il nostro personaggio continua a cambiare cose, perché si mette e si toglie le cose che ha addosso. Allora, il forte di Venezia va bene. Venezia, Pellestrina ha cambiato simbolo, sembrerebbe, tra l'altro. Casa Gridungr, il forte di Venezia, e non abbiamo nient'altro. Quindi dobbiamo aspettare che finisca. Ah, giusto, abbiamo la stazione commerciale che sta venendo ancora costruita. Quando è che viene finita? A giugno, ok.
Lo sceicco sta progettando di aprire una rotta commerciale. No, no, pagami. No, non vuole pagare. E allora vedremo di sistemare la cosa. Il mio maresciallo è un sta facendo un massiccio reclutamento. La fede Carigita trionfa. Gli appartenenti alle fede Ibadi sono costantemente diminuiti al punto che il credo Carigita è maggioritario. Non ho la minima idea dove sia. Comunque non mi riguarda più di tanto. È un evento, insomma, in più. E c'è nato un altro figlio che è il signor Bersi. Oh, ma stiamo facendo citazioni su citazioni. Bersi è un personaggio di Banner Saga, che è una serie che ho fatto, ma che rivedrete sul canale molto presto, perché voglio farla in un'altra salsa. E tra l'altro c'è anche Banner Saga 2, quindi anche il seguito, quindi li vedrete presto sul canale. Se ho fatto un video ve lo metto qua sopra nelle schede. Sicuramente troverete la playlist del prossimo Let's Play. L'assedio di Comacchio, anche dove abbiamo guadagnato 36 soldini, e direi che è arrivato il momento di andare verso Bologna. Possiamo assaltare Bologna? Sì, certo che possiamo assaltare Bologna, ottimo. Ci sta venendo incontro l'esercito, vediamo un po' se scappano o non scappano. Mi sa che non scappano. Sono venuti a difendersi, ma hanno un po' paura di attaccarmi. Quindi stiamo pure qua. Abbiamo fatto l'assalto a Bentivoglio. L'assedio a Bentivoglio, per la precisione, non l'assalto. L'assedio di Bologna, che ci ha dato 15. E facciamo ancora un pochino. Tanto cosa succede? Una stazione commerciale è stata costruita, perfetto. Quindi andiamo a Venezia, andiamo alla stazione commerciale. E adesso vedremo di potenziarla quando avremo 140 circa. Attenzione che sta venendo. È cominciata la battaglia 1000 contro 1100. Però sono in vantaggio. Sono in vantaggio, sto vincendo. La tua vista diventa rossa per la sete di sangue, senza alcun riguardo per la tua sicurezza. Carichi il nemico, mentre i compagni più vicini si affrettano a stare al passo. Cedi alla tua rabbia furiosa e la tua ascia apre varchi nei ranghi avversari. Quando tutto è finito ti ritrovano in piedi sopra ad una mezza dozzina di nemici uccisi. Un ululato gutturale, 200 di prestigio e 1 di marzialità, perché abbiamo fatto una super battaglia. L'abbiamo vinta almeno la battaglia. Sì, abbiamo vinto la battaglia di Forlì con un bel po' di perdite, purtroppo. Però gli abbiamo fatto un culo a strisce. Abbiamo perso 175 persone, lui ne ha perse 270. Abbiamo un po' di sopravvissuti, ma abbiamo fatto una bella cosa. E abbiamo tra l'altro catturato l'erede al titolo di regno di Lombardia. Abbiamo il figlio di Desiderio abbiamo preso. Ok. Ho rapito il figlio del capo. Possiamo anche inviare, liberare dalla prigionia, giustiziare, riscattarlo. Riscattarlo ci darebbe 70 pezzi d'oro. Neanche tanti in realtà, eh. Re Desiderio non può permettersi i soldi? Scusate, l'Italia è messa male. Quanti soldi avete? A 27 di ricchezza. Desiderio di Lombardia a 27 di ricchezza. Desiderio? Sì, ho la gente fuori, però potrei conquistare l'Italia, tipo, se mi impegno. Abbiamo fatto l'assedio di Forlì. Ritorniamo sulla nave? Ce la facciamo andare direttamente qua? Sì, passando per Ferrara. Facciamo il giro per Ferrara. La cuoca si è lamentata con me per gli sbalzi di umore di mio figlio Gorn. A quanto pare lui ha colpito in viso suo figlio di nuovo. Il ragazzo ha spirito e si prende iracondo. Oppure si prende paziente. Ok, al 30% paziente. Così invece si prende iracondo. Iracondo paziente o iracondo. Colpisci lui per calmarlo? Nah. Il ragazzo ha spirito. Giustamente. È figlio mio, e quindi adesso è iracondo, caritatevole, cinico e coraggioso. Ha già 6 di marzialità e 6 di diplomazia, quindi è un po' particolare come ragazzo. Vediamo di tornare sulla nostra nave. Ritorniamo a casa col bottino. Abbiamo recuperato 91 dalla cosa, quindi molto bene. Abbiamo 200 erotti adesso e quindi possiamo ritornare alla stazione commerciale e andiamo a farla diventare un porto mercantile. Andiamo a costruire in più il porto mercantile a Venezia.
così da guadagnare un po' il nostro, il nostre, nostre cose qua. E qua possiamo stare un attimo fermi a recuperare le forze, perché ci sono le non reclutate qua che possiamo tirar fuori. Un secondo solo, se io tolgo loro, sciogliere unità, perfetto. E adesso poi le posso ritirare fuori, ne posso tirare fuori 1300. Posso dichiarare guerra a lui? Si impossessa la città di posso prendere Cesena, il Polesine, Udine. Posso confiscare le stazioni commerciali. Potrei prendere Cesena, potrei prendere il Polesine, potrei prendere Udine. Maiorca? Di chi è Maiorca? Provence, che è da questa parte. Di chi è sta roba? Nella contea. Un secondo solo, togliamo un attimo questo. Chi ha la stazione commerciale qua? Controlliamo un attimo. Regni de jure, dimone, opinioni, vassalli, vassalli diretti, zone commerciali. Ok, c'è Genova in questo caso, da questa parte. C'è Amalfi, qua c'è un po' di Venezia, giustamente. Però potremmo fare una guerra con Amalfi e Genova. E qua sotto c'è Venezia, insomma. Io mi sto sviluppando in questa, in questa, in questa regione qua. Ah, non abbiamo ancora il governo del mare, perché ci vuole ancora un po' di... ci vogliono diverse, se non sbaglio. Forse ci vuole almeno una stazione commerciale a Treviso per impossessarsi del mare. Non so ancora come funziona questa cosa, ma lo scopriremo di volta in volta. Potrei dichiarare guerra, eventualmente, non al Ducato di Friuli, ma dichiarare guerra all'Italia, che è messa parecchio male. C'ha 800 truppe in totale e non ha soldi, per conquistarmi... il Polesine, per cominciare a conquistare Padova. Dai, dichiariamo guerra per prenderci il Polesine. Abbiamo già metà della vittoria in tasca. Tiriamo fuori le truppe, tiriamo fuori le navi che sono già là. Imbarcatevi e sbarcate qua. Posso sbarcare direttamente? No, devo almeno andare in mezzo al golfo. Riuscite a sbarcare direttamente qua? Bam! Ok, sono già lì. Proveranno ad attaccarmi, ma sarà difficile. Ha chiamato le armi il re di Bavaria. Aia. Che è un suo alleato. Non ho contato il fatto che avesse alleati. Fermi tutti. Chi cavolo è questo? Peter il malvagio, con gli occhi rossi. Perché ha gli occhi rossi così? Perché è posseduto. Ok. Fanatico, gentile, timido... magari potete raccontare anche la storia del duca Peter il malvagio. È il re Desiderio che si è messo in prima linea. Tu perché mi dici al 50% è vinta? Ah, perché posso offrire la pace bianca e guadagnerei, perderei il prestigio eccetera, ma non mi interessa perdere il prestigio. So di essere in vantaggio almeno per adesso, a meno che non mi arriva l'esercito della Bavaria. La Bavaria, come è messa la Bavaria? C'ha 1300 truppe. Il topo qua, Tassilo il topo. Ok, bisogna stare attenti adesso a questa cosa. Lui sta provando, perché io ho la stazione commerciale, quindi lui mi sta assaltando le stazioni commerciali. Sta provando ad assaltarmi le stazioni commerciali. Infatti abbiamo perso un assedio, ma io posso assediare direttamente Padova. Quindi vediamo un po' se ce la facciamo. Abbiamo vinto l'assedio di Padova e abbiamo aumentato solo di 2, però. E dov'è la capitale? Qual è la capitale d'Italia in questo momento? Il Regno di Lombardia. La capitale è a Pavia? Sì. La capitale è a Pavia. Dovrei andare ad assaltare la capitale. Oppure, ancora meglio... dovrei muovermi per sconfiggere gli eserciti nemici prima che sia troppo tardi. Ok, abbiamo vinto la battaglia di Treviso, inseguiamolo. Beh, scusa, dove... Wow. Dove pensi di andare tu? Pensi di venire a casa mia? Che cavolo. Abbiamo vinto la battaglia di Rialto. La fede iconoclasta trionfa intanto. E questo è l'esercito nemico. Che sono un po' di più. Quindi forse
Non è in questo momento il caso di tornare a sbarcare di là. Il patto difensivo contro il Khan lì è stato sciolto. Lui però c'ha ancora un po' di roba. Io avrei bisogno di un attimino di truppe in più. Perché lui è qua sotto e probabilmente adesso mi farà il culo là sotto. Siamo a 139, vedo un'usurpazione insomma del territorio. Tu, se ti offro la pace, imponi le richieste, non posso ancora farlo, no. Allora, come possiamo reagire? Possiamo tirar fuori dei mercenari? Ci costeranno un po' di mercenari. E possiamo aspettare un attimino solo che vada un po' su, perché ho ancora quanta roba di esercito. Posso ancora tirare su un po' di truppe. La storia è una materia che ti ha sempre interessato ed hai trascorso le ultime settimane a studiare le campagne di Alessandro Magno. C'è molto da imparare dalle sue campagne. E quindi guadagniamo un altro di marzialità. Continuiamo a essere super mega marziali, 25 di marzialità ormai. Società, religione. Cos'è che volevo vedere un attimo? L'intrigo. No, volevo vedere i titoli minori. Consiglio titoli minori, perché effettivamente ci sono un po' di titoli da assegnare. Allora, sicuramente i comandanti li stiamo assegnando. Ci manca l'erede designato, il mio erede sarà Gorn. L'inquisitore di stato sarà Pietro Orseolo. Il grande ammiraglio ci mettiamo il borgomastro del Lido di Venezia, giustamente. Il giudice supremo ci mettiamo un po' Gelasio. Non abbiamo ancora una volva di corte, ma la inviteremo presto, spero. E andiamo un attimo a vedere a proposito di questo, se andiamo sotto le decisioni di intrigo, andiamo un attimo a promuovere un nobile. Non riesco a capire se sia un maschio o una femmina. Linda, no debuttante? Nah, lasciamo perdere per adesso. E potrei eventualmente salire qua e sbarcare subito in Istria nel frattempo e stare un po' in lì. Mi attaccano di nuovo. Ok, allora rimbarchiamoci qua, perché lui è venuto a casa mia e ritorniamo a casa. Abbiamo vinto un'altra battaglia a Venezia che ci ha dato un più 5%. E stiamo un attimo di nuovo in casa. Andiamo a vedere i nostri possedimenti, vediamo se c'è qualcos'altro da costruire, ad esempio l'enclave. Andiamo avanti a potenziare la nostra stazione commerciale interna. Purtroppo devo sempre imbarcarmi sulla nave, andare qua e uscire, ma non è che sia troppo brutta. Il patto difensivo è stato sciolto. Queste sono mie truppe? Sì, sono sempre mie truppe. Quindi voi dovete... No, perché... Ah, ok, mi sta provando ad attaccare un'altra volta. Appena lascio la casa, mi prova ad attaccare Venezia. La tua vista diventa rossa per la sete di sangue. Un altro di marzialità e di prestigio. Eccellente. La maggior parte della popolazione è stata convertita alla fede germanica. Molto bene. Un'altra battaglia a Jesolo. Abbiamo perso noi 6 uomini, lui ne ha persi 120. Possiamo continuare ad andare avanti dietro così. Quindi adesso Venezia, se andiamo sotto religione, risulta... Non si vede, ma è grigia e non è più bianca. E quindi è come questa, quindi germanica. E quindi molto bene, abbiamo convertito la città di Venezia, che è una figata. Infatti se andiamo sotto Venezia capitale, no, non viene scritto, ma Venezia adesso c'ha il simboletto con lo scudo, mentre prima, se non sbaglio, non ce l'aveva. Adesso praticamente tutto ciò che può essere, che può diventare uno scudo. Infatti vedete, città di Jesolo c'ha lo scudo, mentre sui possedimenti, no, scusate, sul comune di Venezia, ad esempio, c'è la città di Lido che risulta ancora con lo scudo feudale, ma lo possiamo convertire. Quindi ritorniamo in casa, riproviamo ad uscire, quindi andiamo di nuovo nel golfo e usciamo fuori in Istria. Probabilmente adesso lui mi proverà ad attaccare, o se non mi attacca rimango io qua.
Cosa è successo? Non abbiamo più un non abbiamo più il console. Cosa è successo? Sei morto? Sei morto. Morto per un incidente sospetto, quindi a quanto pare stava sulle balle a qualcuno. Ed era il Partecipazio, giusto? Era Patrizio Partecipazio, se non sbaglio, lui. Quindi ancora peggio. Vabbè, tu come sei messo? Sei 12enne adesso, va bene. Io sono 29enne, ok. Non sono ancora bello giovane. Un intendente nuovo ci serve. Agnello? Il prossimo Partecipazio? Sì. Tu vuoi sposarti, quindi intanto ti nomino, intanto ti metto a ricercare tecnologia in casa e ti provo anche a combinare un matrimonio, già che ci siamo. Combina un matrimonio tra te e... Beh. No, ferma, devo fare destro. Combina fidanzamento? Combina matrimonio tra... Posso selezionare solo loro? Tra te e... Non lo so. Non posso combinare perché non sei della fede giusta. Va bene. Andiamo avanti. Vediamo di occupare un po' l'Istria. Guarda, lui è venuto in casa mia ma non può neanche assaltarmi. Quindi vediamo intanto quanto un assedio in Istria mi dà in percentuale. Siamo al 3% mi ha dato. Poca roba purtroppo. Quindi ritorniamo in casa. Vediamo di disintegrare ancora l'esercito avversario. Perfetto, gli ho fatto fuori altre 100 persone e ne ho spese solo 15. Mi ha finito di fare la stazione commerciale e abbiamo il tutore da dare a Carl. Carl, sarò sempre io il tuo tutore? Mi dice il veggente, va bene, ci può stare sto giro. Quindi vai a fare a venire comandato dal veggente. Gli insegnamenti del veggente in realtà, non comandato. Tu ti imbarchi di nuovo? No, devo aspettare di venire qua. In questa c'è la sua nave. Posso attaccare la nave con la nave? No. Quindi devo andare qua. Questo è lui che sta venendo a casa mia. E io prendo il mio esercito e lo sposto di qua. Bam! Di nuovo. Ce la facciamo a fare una specie di attacco concentrato? Sono in pausa in questo momento. Danno morale. Attaccanti, difensori sono a morale 0. Ok, gliene ho uccisi 164, gliene rimangono 75. Abbiamo un 100%. Ce l'abbiamo fatta perché abbiamo catturato anche il re. Abbiamo catturato il re? Allora, offri la pace. Abbiamo catturato il re 23enne, ecco perché non è capace. Perché il figlio... Ah no, questo è il figlio. Ah, perché il padre è morto. E quando l'abbiamo ucciso? È morto di grande stress a 65 anni. Quindi gli è succeduto il figlio e il figlio ce l'abbiamo noi. Quindi in questo caso c'è un reggente. Il tuo erede chi è in questo momento? Il principino. Quindi, allora, intanto imponiamo le richieste. E abbiamo usurpato Polesine da Poppo. C'è anche Poppo. Descrivete la storia di Poppo, per favore. Che vive nel Polesine. Quindi immagino abbiamo conquistato Rovigo. Il Poppo, l'uomo della nebbia. Infatti vedete la nebbia dietro come c'è qua. E abbiamo vinto, console Bjorn ha vinto, ottimo, quindi abbiamo vinto una guerra, tra l'altro stando in casa fondamentalmente, e qua appunto c'è il simboletto di Venezia col nostro bersaglio nero, chissà perché abbiamo il simbolo del bersaglio nero, provate a immaginarlo anche voi. Abbiamo perso un altro intendente, o forse non l'ho mai scelto. Non dovevi diventare tu l'intendente? Sì, e aveva, si era tolto? Volevo farti ricercare tecnologia qua. No, volevo farti ricercare tecnologia qua. E volevo farti sposare. E combina un matrimonio tra... No, mi fa selezionare solo uomini, quindi non va bene. Allora, adesso voi potete ritornare in saccheggio. Un secondo solo, perché... Fermi tutti. Via le unità, un attimo. Qui. Ok, il re è tornato a casa.
Fermi che sta succedendo un po' di tutto. Ok, andiamo a fare di nuovo una partita a casa di quell'altro. Posso sempre dichiarare guerra per confiscare tutta Padova. Può dichiarare guerra per il controllo della contea di Padova dal momento che ha già controllato una città lì e la contea è a raggio d'azione. Ah, ok. Oppure posso confiscare le varie città. Quindi posso confiscare tutta Padova. Va bene. Quindi abbiamo subito un casus belli. Lui ha 1500 truppe però, attenzione. Quindi sono un po' di più di quelle che avrei io. Quindi qua è un po' più rischioso. Allora, intanto vediamo di prendere le nostre e muoverci qua. E prendiamo le truppe e le muoviamo qua. Le facciamo sbarcare in Istria. Così hanno il tempo di ricaricarsi un attimo. Il morale soprattutto. Abbiamo l'assedio perso, vabbè, da quella parte. Andiamo subito a combattere qua, che così l'esercito è diviso. Il lavoro può essere noioso e quando un problema è stato risolto se ne presenta un altro. Sono stanco di dover seguire sempre gli stessi compiti, accidioso o diligente. Andiamo con la probabilità di diventare diligente e siamo diligenti, quindi abbiamo preso un più uno in una serie di caratteristiche, niente male, anche se diplomazia continua a essere sotto zero praticamente. Ok, finché l'esercito è diviso vuol dire che lo possiamo combattere, quindi... Uccide 140 persone solo perché abbiamo vinto la battaglia di Udine. E noi ne abbiamo perse 4. Inseguiamoli a Treviso. Vedo che ci sono 700 cose. Attenzione che abbiamo l'assedio del Polesine. Lui c'è ancora 800 truppe. 900 più queste farebbe sotto zero. Quindi se riusciamo ad essere veloci... Intanto abbiamo convertito anche il mio migliore amico alla mia fede, perfetto. Andiamo a combattere qua, perfetto che abbiamo iniziato la guerra prima che potesse rinforzarsi. Stiamo facendo anche una partita a scacchi nel frattempo. Ottimo, e cosa è successo? Allora, abbiamo perso di nuovo. Hai giocato per ora e la fortuna ti ha riso mentre cercavi di attaccare in maniera efficace il tuo avversario senza scoprire. Stiamo giocando a Dungeons and Dragons probabilmente. A Warhammer stiamo giocando. Potete scrivere anche una storia di come Cesario e io stiamo giocando a Warhammer sui tavoli. Abbiamo vinto la battaglia di Este uccidendo 350 persone, abbiamo perso 51. E quindi possiamo inseguire... attenzione che stiamo... Non ero in pausa. Dobbiamo spostarci e andiamo a Verona. I festeggiamenti mi danno 20, perfetto. Andiamo a Verona, cerchiamo di capire dov'è lui. È qua. Cerchiamo di inseguire il suo esercito. In modo che lo combattiamo. 1000 persone contro 1003. Stiamo vincendo. Abbiamo vinto, abbiamo ucciso 200 persone. La battaglia di Sospiro. E abbiamo... Il duca Arrechis 2 di Benevento. Arrechis 2, perché sei importante tu? Perché sei il duca di Benevento, punto. Non sei l'erede, però. Sei il fratello del capo? No, ti chiami come lui, ma chi sei? Ducato di Benevento, casato dei Gaussiani? Interessante. Ok, sei molto... È una famiglia abbastanza interessante. Vabbè, ho preso uno. Inseguiamoli, stanno andando di qua. Sono in ritirata, vediamo di sconfiggerli subito se riusciamo. Andiamo a Mantova, la guerra santa per la Persia, attenzione. Urca, sta succedendo di tutto e di più. Lui si è diviso, lui sta provando a impossessarsi di Venezia con 34 soldati. Vediamo se riesco a inseguirlo. Sta scappando in giro per l'Italia e non ce la sta facendo. Andiamo a prenderci Padova. Abbiamo perso un po' di persone, ma possiamo andare giù a Ravenna, forse? Come posso affidare i generali, eccetera, eccetera? Posso prendere capo diretto o soldato equipaggiato per l'inverno? A Pascal, che è uno dei miei comandanti, diventa bravo nell'inverno. Vabbè che è 6 luglio, però siamo capiti. Eccellente. Andiamo a attaccare il suo esercito. Dai che sta funzionando. Ok, gli ho distrutto altre 100 persone, altre 300 persone. E lo inseguiamo anche qua. O dove stai andando? Non stai andando a Urbino, stai andando ad Ancona.
Riusciamo a inseguirlo? Andiamo giù fino in Puglia? Ok, è andato parecchio giù. Allora torniamo su a Padova. Ok, dopo molti mesi passati a studiare le campagne di Alessandro Magno, hai acquistato molte affascinanti conoscenze e nuova saggezza sulle questioni militari. Ti rendi conto che potrebbero valere la pena studiare l'arte della guerra? Quindi un altro più in amministrazione, in marzialità. Andiamo di nuovo a distruggere l'esercito avversario. Ho sorpreso ancora una volta mio figlio Gorn a mentirmi senza batter ciglio. Ho quasi condannato un servo innocente per la sua tortura. Si può prendere disonesto, iracondo, onesto, disonesto. Allora, questo mi dà 5 di pietà e c'è la probabilità di prendere disonesto. Questo mi dà il 50% di onesto, il 50% di disonesto, più possibile nessun effetto. Potrebbe perdere disonesto e ottenere iracondo. Con la frusta! Lui dirà la verità. Chissà cosa è successo. No, non è successo niente, sembrerebbe. Questa battaglia continua. Cominciamo a essere pochini. Abbiamo perso 10 di prestigio perché dei teppisti armani mi hanno attaccato mentre indagavo sulle voci di un complotto a Venezia. Attenzione. Abbiamo vinto la battaglia a Chieti. Abbiamo perso 73 uomini e lui ne ha persi 180. E inseguiamolo subito. Guerra che sta durando da un po' di tempo, però stiamo vincendo parecchie battaglie. Abbiamo vinto anche la battaglia a Spoleto. Ritorniamo verso Padova, o Padova per la precisione. Qua c'è Firenze. Questi sono Ducato di Toscana. Sono sempre parte del Regno di Lombardia, quindi dovrei attaccare anche loro, che sono scappati via. Ritorniamo allora a Padova, che vedo che c'è gran parte dell'esercito. Viaggiano parecchio per male, per mare. Infatti ci hanno fregato di nuovo la nostra stazione commerciale. Noi andiamo ad attaccarli di nuovo. Lui proverà anche a mettere truppe in più, ma non ti bastano. Infatti abbiamo vinto anche la battaglia ad est con 375 morti da una parte e 175 dall'altra, che sono abbastanza. Continuiamo ad inseguirli finché possiamo. Io quasi quasi rimarrei a sto punto qua. Rimarrei un po' di tempo qua. L'esercito c'ha ancora 200 truppe in casa. Qua l'arresto ce l'abbiamo su Participazio. Proviamo a prenderlo. Le mie guardie non sono riuscite e ha innalzato il vessillo sulla rivolta. Oh, ho sbagliato. Abbiamo una rivolta interna. Abbiamo perso un intendente e abbiamo una rivolta interna. E abbiamo concluso la guerra con l'Italia? Sembrerebbe di sì. Sì, ritornate qua. Questi sono l'armata di Giovanni, che è il mio nemico in questo momento. Quindi ritorniamo dentro e riusciamo fuori. C'ha 40 persone. Capo diretto. Maurizio ha accettato con la gratitudine la mia lezione sull'arte della guerra. Perfetto, abbiamo vinto la battaglia d'est e abbiamo ucciso tutti. Eppure non gli basta. Non si vuole arrendere. Abbiamo vinto l'assedio del Polesine. Ok, abbiamo vinto. Offri la pace, impone le richieste. Lui perde 200, viene incarcerato e io guadagno 100. Vai. Ok, il problema è che adesso. Cosa è successo? È successo di tutto e di più in questo episodio. Allora, io ho ancora Venezia e va bene. Lui è stato imprigionato. Il successore previsto è il mio amico, che è il Monegario, che è il prossimo di questi. Però attenzione perché Gorn sta diventando ancora 2 anni e diventerà adulto. Allora, io farei un saltino a casa. Un attimo. Per riposarmi un secondo. Abbiamo perso un po' di soldi, non pochi. Fammi
Infatti abbiamo più che altro un guadagno molto basso in questo momento. Quindi recuperiamo un po' di truppe. Verrò certamente un'altra volta che mi invita a giocare a casa sua. Allora, se io volessi potrei di nuovo attaccare loro. Allora, prendiamo il nostro esercito e lo congediamo. E prendiamo la nostra flotta e la congediamo. Se io clicco di nuovo sull'Italia, posso confiscare di nuovo Padova. E adesso come sei messo? C'hai 800 truppe. Quindi posso di nuovo dichiararti guerra per confiscare Padova. Voglio Padova io. Ma non facciamo la cavolata dell'altra volta. Quindi tiriamo sulle truppe, tiriamo sulla flotta. Questi vanno qua, voi uscite qua, in mare aperto. E buttatevi a Padova. E state qua, un attimo, intanto che tiriamo su un po' l'esercito. Ok, assedio di Padova ha avuto successo. Continuiamo a stare qua. Sei giunto nelle stanze private di Patrizio, quindi facciamo il nostro governo. Molto bene, giochiamo. Ti batterò la prossima volta. Non siamo mica bravi al gioco, ragazzi. Qua stanno provando ad assaltarci casa. Abbiamo vinto altri 20 di prestigio. Siamo a 666 di prestigio. Abbiamo vinto anche l'assedio di Est. Andiamo un attimo qua e ritorniamo un attimo a casa, in modo che distruggiamo l'esercito che abbiamo in casa. Perfetto, abbiamo vinto la battaglia di Rialto con 140 morti da parte sua. Reimbarcatevi e ritornate a Padova. Stiamo andando avanti e indietro facendo ste cose, ma lui sta provando di nuovo ad attaccarmi Padova. Io ritorno indietro. No, non mi prendi Venezia. Sto facendo il pendolare. Ok, gli abbiamo distrutto 200 persone e noi ne abbiamo perse 7. Quindi ritorniamo sulle navi e ritorniamo a Padova. È perché è difficile assaltarmi una cosa sola che ho io, che sta provando di nuovo, vero? Sì, sta provando di nuovo. Assedio di Montagnana, abbiamo vinto e abbiamo da toglierci e da tornare a casa. Ci hanno distrutto le navi? Dove sono le mie navi? Ah, ok, c'è la flotta. Ah, si è messa qua, ok. Si è messa qua perché è tornata indietro. Quindi devo... No, va bene allora. Giusto. Io posso tornare direttamente qua. Cioè, posso imbarcarmi e andare direttamente qua? No, devo prima uscire nel, nel golfo. Ritorniamo a casa. E boom, via a combattere di nuovo. Oddio. Oddio. Hai un nuovo erede. Se il personaggio dovesse morire, continuerai a giocare come Carl. No, siamo morti. Il console bacchetta nel Valhalla. Quindi siamo diventati il borgomastro Gorn. Così sia. È un buon giorno per noi. La tua rabbia furiosa ti ha portato a trovarti solo e circondato, mentre roti lascia verso il nemico più vicino. Una freccia ti si pianta sulla spalla ed altre due ti si conficcano nel petto. Gettando via lo scudo, brandisci la tua ascia a due mani, spaccando ancora un'altra testa prima di cadere sulle tue ginocchia. Un attimo dopo, una dozzina di nemici si gettano su di te come un branco di cani. È un buon giorno per morire. E il lupo di Ferrara mi ha ucciso. Caro figlio, possa vivere in armonia e soddisfazione. Ho ricevuto l'onore e l'onere di assumere la tua reggenza. Fermi tutti che capiamo cosa è successo. In questo momento siamo diventati Gorn. Il mio signore è il mio amico, che è il console di Venezia in questo momento, sposato sempre con Lavinia, il cui erede. Adesso io sono qui, sono la terza casata in questo momento. È successo di tutto. Quindi non sono più il console di Venezia, sono un patrizio. Sono del casato Gridungr e basta, quindi non ho altri titoli. Come sono messo come esercito? 27 truppe.
Quindi in questo momento la guerra non posso fare niente io. E c'ho 15 anni, quindi sono quasi adulto. C'ho una fidanzatina. Ho le leggi che non posso farci niente, quindi adesso non è più da preoccuparsi. Il mio erede è Karl. Ho una baronia plutocratica effettivamente in questo momento. Quindi al momento non posso più scegliere nient'altro, perché anzi potrei nominare il mio cancelliere, il mio maresciallo, anzi devo farlo. Quindi Ottone diventa il mio maresciallo, il cancelliere diventa il veggente mi diventa Alfgeir, giusto? Il capo delle spie è sempre mia mamma. L'intendente è Leone e il cancelliere mi diventerà Maurizio, che c'ha 17. E cosa facciamo? Fabbrichiamo sempre la rivendicazione a Venezia. Tu addestri le truppe a Venezia. No, tu ricerca le tecnologie militari in casa. Tu non puoi fare niente perché stai comandando le truppe, e quindi ti devo togliere dal comando delle truppe. E mi diventi ricercare tecnologie. Tu mi fai un po' di intrigo a Venezia e tu mi fai proseliti a Padova. Mi fai proseliti a Venezia sempre. Potrei ricercare un po' di tecnologie culturali, eccetera. Comunque, grande cosa che è successa: è morto il nostro primo personaggio. E adesso vedremo come continueremo. Ditemelo anche sotto nei commenti cosa dovrei fare effettivamente adesso, perché il toro è stato breve ma intenso. È morto a 32 anni, neanche giovanissimo, ma l'abbiamo costruito in modo che vada più possibile verso l'autodistruzione, e si è autodistrutto alla fine. Tra l'altro possiamo combinare un altro matrimonio anche per nostra mamma, ma adesso siamo Gorn della casa Gridungr. Non ci chiamiamo più Bjornsson, ma effettivamente lo siamo. Abbiamo la reggente, abbiamo una fidanzatina che è la figlia in questo momento dell'attuale console. E chissà che fine faremo. Sergio Monegario è il prossimo personaggio, che è il figlio ovviamente di Domenico, sempre della stessa famiglia. Chissà dove andremo a finire, perché Urca. Ah no, questa è la religione, stavo dicendo, oddio, si è incasinato tutto. Vediamo cosa è successo. Intanto abbiamo due bambini, tu hai bisogno di un altro tutore. Quindi assegniamoti il tutore Alfgeir, che va bene. E io ho bisogno di un tutore. E mi prendo mia mamma come tutrice. Posso mettermi automaticamente il tutore? Cosa succede? Tu assegna tutore. Posso dire che io sono il mio? No, ok, ho bisogno di qualcun altro. Comunque manca veramente poco alla maggiore età, perché si diventa maggiorenni a 16 anni. E sono nato il 1 febbraio e siamo a dicembre, quindi aspettiamo giusto di diventare maggiorenni. Quindi intanto vediamo cosa succede nella guerra, perché non posso più farci niente io con questa guerra qua. Quindi devo vedere cosa sta facendo fondamentalmente. Qua ci sono le truppe in casa, non stanno facendo niente. Ho deciso di istituire la legge di esenzione delle tasse, tutto ciò che è in consenso esenzione delle tasse. Va bene, quindi siamo tornati indietro come esenzione delle tasse. Chissà se riescono a fare qualcosa questi. Ok, li sta spostando via mare. Dove cavolo li ha messi? Non ho mica visto cosa succede. Ok, è terminata la reggenza. Quindi siamo diventati il patrizio Gorn della casa Gridungr. Andiamo un attimo dal barbiere. Mettiamoci la nostra barba. Ah ok, non si sente il click, quindi non riesco a capire effettivamente se sto cambiando i capelli o no. Tagliare. Ok, facciamoci crescere la barba. Siamo diventati maggiorenni, abbiamo 12 di marzialità, quindi molto di meno da quello che avevamo prima, ma a quanto pare abbiamo 16 di intrigo, quindi faremo
una seconda cosa un po' più intrigante. Cercheremo di consolidare un po' quello che è la situazione. Possiamo celebrare il grande rito e lo facciamo pure. In più faremo la pietra runica molto presto. Siamo dei nani anche qua, no? Siamo iracondi, disonesti, caritatevoli, cinici, coraggiosi e nani. E chissà cosa tireremo fuori. Intanto dobbiamo aspettare ancora 3 anni prima di cominciare a far figli. Quindi questo è quanto. La famiglia... Tra l'altro abbiamo anche Bersi, che è il nostro terzo fratellino di 5 anni. Siamo in 3 o in 4? Siamo in 3, ok. Abbiamo Carl e Bersi, perché Orvar purtroppo è deceduto appena nato. Quindi siamo 3 fratelli della casata Gridungr. E eccoci qua, adesso che vediamo effettivamente come è stata fatta. E pian piano cominceremo a farla diventare sempre più interessante. Ci prendiamo anche come obiettivo... Andiamo sull'intrigo? Andiamo sull'intrigo e la nostra cosa sarà cercare di diventare marescialli intendenti, capo delle spie. Il nostro obiettivo sarà cercare di diventare capo delle spie della corte del console. E in questo momento possiamo vedere sotto patti, in questo momento ha un patto con me, perché siamo amici. Ah no, patto di non aggressione. E a corte sto cercando di capire chi è il cancelliere. Il cancelliere è Sergio, il capo delle spie. Chi è in questo momento a Venezia? Potrei usurpare il terreno, tra l'altro. Domandina: io posso dichiarare guerra a te? Posso spiarlo? Accusare di tradimento perfino di ucciderlo. Offri di unirti alla guerra per confiscare Padova. Sarebbe figo, ma ho 27 truppe, quindi non posso comandare niente io. Andiamo un attimo dal mio vassallo, perché anche non sono così tanto bravo a vedere cosa succede quando non siamo effettivamente i capi di tutto. Assegnare tutore. Offri di unirti a complotto per uccidere. No. Spiarlo. Proviamo a spiarlo. Voglio cercare di capire se riesco a... Lui era molto amico di mio padre, quindi secondo me c'è qualcosa che non quadra in quello che è successo. Mi ha mandato a morire, forse, in qualche maniera. No? Chissà. Intanto il nostro rispetto in questo momento è 314, che è molto basso, purtroppo. Ma cercheremo di fare del nostro meglio per alzarlo nel corso della storia. Anche perché in questo momento siamo ultimi, ma lui non è messo per niente bene. Lui... insomma, neanche lui, quindi 1600 di rispetto è abbastanza basso. Vediamo un attimo qua, come siamo come età: 40 anni, 22 anni, 24 anni, 25 anni. Quindi siamo tutti giovani a parte Sergio, che infatti è il primo dei loro. E aggiungiamoci, ok, i fondi mi danno più 50. È un fondo mensile o un fondo fisso? Sembrerebbe un fondo fisso. Vabbè, intanto ci portiamo in questa situazione. Poi vedremo cosa fare. Anche perché in questo momento il rispetto è dovuto al fattore età, al prestigio mio personale, che in questo caso è sceso fino a 29, e ai fondi elettorali, che mi dà un più 50. Quindi ci vuole ancora un bel po' in realtà di lavoro da fare. Abbiamo dei titoli concedibili. Il reggente designato ce l'abbiamo. Il nostro erede in questo caso sarà Carl. E abbiamo 2 comandanti al nostro servizio, che sono Maurizio e Leone. La volva di corte non ce l'abbiamo ancora. Tra l'altro, per fortuna che il nostro console è diventato germanico subito, prima che morissi. Vuole anche lui diventare re di Venezia, e l'obiettivo della Baldoria. Quindi a quanto pare gli piace veramente veramente giocare a Warhammer. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Non vedo l'ora di sentire i vostri commenti su tutto quello che succede, su che cosa farà Gorn a corte. Gorn il... chissà che nome prenderà, tra l'altro, Gorn. E vedremo se riusciremo a riconquistarsi Venezia, a ridiventare consoli, oppure se dovremo continuare così. Qua purtroppo la guerra non so quanto riusciremo a vincerla, perché non sono io purtroppo a fare queste decisioni.
la seconda guerra veneto-lombarda per la costa di Padova. Chissà, chissà, chissà. Quasi un'ora di episodio e mi piace tantissimo potervelo presentare. Io come al solito sono Ace the Brave. Scrivete, scrivete, scrivete. E Namaste, be brave.